Ma ciao a tutti gente che si racconta oggi. Prima di cominciare vi volevo solo informare che ho aperto un piccolo canale Telegram di sconti. Il link potete trovarlo in descrizione. Aprirò anche una chat privata solo per quegli iscritti dove potremo chattare e altre cose. Quindi se vi va di aiutarmi iscrivetevi anche lì. Intanto oggi vi dico subito che parleremo di animali che salvano altri animali. Ma non della loro stessa specie, diverse specie tra loro che si danno una mano. Alcuni sono davvero commoventi, quindi ricordatevi di rimanere fino al numero 1 e se siete seduti o sdraiati o seduraiati, cominciamo! Numero 10. Non importa che tipo di animale ci sia, i cani spesso e volentieri cercano di fare del bene a tutti. Anche se si legge che ci sono faide tra loro e i gatti, spesso sono soltanto dette per divertire. I cani sono animali fedeli, in grado di far tornare il sorriso anche a, che ne so, gli uccellini. Questo cagnolone si era buttato in acqua per salvare un piccolo uccellino e portarlo sano e salvo nelle mani del padrone, che spero non ci abbia fatto un pranzo però dopo. Numero 9. Anche tra le specie più feroci c'è un certo senso di giustizia a volte. Salvare i più deboli non è una cosa solo degli umani. Possiamo trovare supereroi anche nel mondo degli animali, anzi supereroine. In questo caso una leonessa ha difeso un piccolo di vitello dalle mani di un'altra leonessa che stava arrivando di soppiatto a mangiarsela. Numero 8. Magari non hanno parole comprensibili che noi esseri umani possiamo capire, e magari sono semplici e vedono le cose o bianche o nere, ma i cani rimangono i migliori amici sia dell'uomo che, come detto prima, anche di altre specie. Per esempio, questo cane stava cercando di salvare alcuni pesci che erano stati catturati, dandogli l'acqua per sopravvivere. Loro, come detto, vedono le cose in modo semplice e veloce. Se qualcuno ha bisogno di aiuto, lo aiutano senza pensarci due volte. Numero 7. Una specie di cui adoro i cuccioli sono i maiali. Sono così adorabili i maialini, poi crescono e sfortunatamente mi passa l'interesse. Ma una cosa hanno in comune sia da piccoli che da grandi, la loro voglia di aiutare gli altri. Ok, strana frase, magari non è nemmeno vero, ma volevo solo introdurvi al video di un incredibile maialino che si è tuffato per salvare una capretta in difficoltà. O almeno così sembra, magari stavano solo nuotando insieme, chi lo sa. Numero 6. Lavorare in uno zoo è tosta. Non sembra, ma anche se gli animali più selvaggi sono addomesticati e docili, spesso possono verificarsi momenti spaventosi per i custodi, che ogni giorno devono entrare nella gabbia e dare da mangiare o fare altre cose, come in questo caso. Un leone ha attaccato il guardiano, forse non era una giornata ok per l'animale, ma oltre a un'altra persona, anche la leonessa è intervenuta vicino a loro, cercando di bloccare il suo compagno. Quindi, come vedete, a volte gli animali aiutano anche noi esseri umani, nonostante li rinchiudiamo dietro delle sbarre. Numero 5. Questo orso si stava godendo il suo pasto quando all'improvviso ha visto un piccolo uccellino dentro il laghetto che si trova dentro la sua gabbia allo zoo. Forse era ferito o chissà cosa, ma l'orso appena lo ha notato è andato a tirarlo su e mollarlo per terra. In questo modo è finito tutto benissimo. Alcuni pensavano all'inizio volesse mangiarselo, ma in realtà in quel momento voleva solo fare una piccola buona azione. Numero 4. Questa storia è stata un po' controversa ai tempi. Un fotografo di nome Roel Van Muyden di Wildfire Photography ha scattato alcuni istanti in cui un rinoceronte stava salvando una zebra dal fango. Nel 2015 aveva fatto il giro della rete la sua storia, ma poco dopo, in alcune interviste, l'uomo ha spiegato che non è stato un vero e proprio salvataggio. I rinoceronti a volte sono curiosi e vogliono sapere di più sugli altri animali. Per questo motivo, o perché voleva cacciarlo, era entrato a prenderlo su. E anzi, a quanto pare, dopo avrebbe pure provato a mangiarsi la zebra. Lo inserisco perché gli scatti sono davvero belli e mi terrò la favoletta del salvataggio unico incredibile fatto di buon cuore. Numero 3. Questo cane è un grande amico di entrambi e quindi gli è dispiaciuto un sacco vederli litigare. Per questo motivo ha deciso di fermarli prima di rovinare forse un'amicizia che durava da tanto. I cani sono noti anche per questo. Quando vedono delle persone litigare tra di loro, ma a cui sono affezionati, cercano di fermare questo litigio in un modo o nell'altro. È proprio vero che sono i nostri migliori amici. Non ne ho mai avuto uno da piccolo, ma avrei tanto voluto. Numero 2.
Gli orangotango non sono proprio i miei animali preferiti e non so moltissimo di loro, a parte che somigliano molto a mio padre sul divano che guarda la TV. Ma anche in questo caso, uno della loro specie ha dimostrato che solo perché un essere è diverso non vuol dire che bisogna lasciarlo al suo destino nei momenti peggiori. L'animale in questione ha salvato una piccola gallina in difficoltà, che stava per annegare ed è rimasto accanto a lei fino alla fine, cercando forse di rianimarla, non ho capito bene. Comunque un gesto stupendo. Numero 1. E all'incredibile numero 1 concludiamo con una storia davvero commovente. Poncho è un opossum che è stato ritrovato da un pastore svizzero bianco, spero di non aver sbagliato razza. Il piccolo era rimasto solo dopo che sua mamma era stata colpita da un'auto. Da allora i due sono inseparabili e non si mollano un attimo. Tutto il giorno giocano e stanno insieme. Poncho utilizza Antu, questo è il nome del cane, come un comodissimo trasporto piuttosto che camminare. Ovviamente non è una cattiveria, ma puro affetto. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e vi ricordo anche di passare dalla pagina di Gaming Ufficiale per tante altre top e gameplay. Ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.